Bilancio positivo per il comparto vitivinicolo pugliese al Pro Wine svoltosi in Germania a Düsseldorf dal 23 al 25 marzo scorsi. L'evento fieristico, giunto alla sua 20ª edizione, si conferma la manifestazione enologica di punta non solo per il mercato mitteleuropeo, ma si attesta anche come importante punto di contatto tra domanda e offerta a livello mondiale. La posizione geografica centrale della Germania e l'essere una delle principali nazioni importatrici del nettare di Bacco hanno determinato le chiavi del successo di questa kermesse che per il 2014 ha visto la presenza di 4.800 espositori, di cui 1.300 italiani provenienti da 50 nazioni, e oltre 45.000 visitatori tra buyer, stampa specializzata, esperti del settore provenienti da tutto il mondo. I buoni risultati ottenuti in questi primi 20 anni porteranno per la prossima edizione della Fiera Tedesca, in programma dal 15 al 17 marzo 2015, ad un allargamento degli spazi espositivi che vedrà l'Italia beneficiaria di 2 interi padiglioni. Con questi presupposti, a questo importante appuntamento fieristico non poteva mancare il mondo enoico pugliese. Soddisfazione e ottimismo per il futuro si è potuto respirare infatti tra gli stand nei volti dei produttori, gratificati dalla buona affluenza e qualità dei buyer internazionali e di stampa specializzata che ormai questo importante evento fieristico garantisce. Imponente infatti è stata quest'anno la partecipazione delle cantine di Puglia con 58 aziende, di cui ben 43 presenti all'interno dell'area espositiva e istituzionale riservata alla Regione Puglia, assessorato alle risorse agroalimentari e Union Camere Puglia nel padiglione numero 3. Ai classici della produzione vitivinicola regionale, in questa edizione del Pro Wine si è registrata particolare attenzione da parte del trade anche verso le bollicine pugliesi, dovuta principalmente all'ascesa che negli ultimi anni i vini spumanti italiani stanno avendo a livello internazionale. I produttori a questa esigenza non si sono fatti trovare impreparati, infatti è in forte crescita la produzione di tale tipologia di vini anche fra i vignaioli della regione, sempre più attenti alle sollecitazioni provenienti da mercati esteri. Durante la 3 giorni nell'area enoteca allestita presso lo stand istituzionale della Puglia, grande interesse hanno suscitato i 3 wine tasting rispettivamente dedicati a Nero di Troia e Primitivo, Bianchi e Rosati e Negro Amaro. Agli incontri realizzati in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Puglia e la DESA hanno preso parte buyer e giornalisti internazionali particolarmente interessati alla Puglia. Migliorano le performance in termini di export e affermazione sul mercato dei nostri vini, dice l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia Fabrizio Nardoni, segno di come sia maturata la qualità, la professionalità, ma anche la rete di vendita e distribuzione di questo comparto che si va sempre più strutturando anche grazie alle politiche e al sostegno economico che la Regione Puglia ha assicurato in questi anni. Questa fiera ospita alcune delle nostre etichette migliori, ma evidenzia anche la capacità del sistema Puglia di fare squadra nel settore vitivinicolo, virtù che dovremo mettere a regime e fortificare anche in vista della prossima programmazione dei fondi europei e nazionali. Concluso il Pro Wine, la Puglia è pronta a raggiungere con i suoi vini un'altra meta dell'enologia internazionale, il Vinitaly di Verona, in programma nella città scaligera dal 6 al 9 aprile.